Tutti. Oggi ho avuto lezione di inglese come mi succede spesso e mi sono un po' impastrucchiata. Potevo fare una lezione migliore, però non importa, uno impara sempre. Quello che però ho letto è che gli italiani hanno la peggiore performance in inglese di tutta l'Europa, cioè di tutto l'EU. Veramente, io sono vissuta in Repubblica Ceca che risulta come High Proficiency Index. Poi vivo in Germania, che aspettate un attimo. Ah, Very High Proficiency Index. Quindi niente, le cose vanno così. Non andiamo bene in inglese, poveri noi. Che fare? Ma io non ho un'idea molto precisa di come sia la scuola adesso, però posso dire come funzionava, insomma, ahimè, 20 anni fa. Male, nel senso che facevamo solo grammatica e non capisco perché questi programmi vetusti non vengano cambiati, cioè il sistema di insegnamento dovrebbe un po' cambiare. Non puoi fare soltanto esercizi di grammatica facendo odiare la lingua ai tuoi studenti. Di questo ne sono sicura. Mi hanno mandato questo link perché ovviamente, cioè, ai primi posti stanno i paesi, diciamo, nordici, e l'Olanda. Anche la Germania e la Polonia sono messe molto bene e invece l'Italia è veramente schifezza. Io speravo che la Francia fosse messa peggio di noi, ma ci ha passati, credo proprio, perché altrimenti non mi spiego questa situazione. Dunque, io vedo che l'Italia è al 36esimo posto in Europa, la Spagna è al 35esimo posto e la Francia è al 39esimo posto, 31esimo posto, quindi ci hanno ampiamente passati. Va bene, mazzata presa. Adesso dobbiamo vedere come reagire e risolvere questa cosa. Voi, se avete dei figli piccoli, cosa fate? Perché non potete lasciarli in queste scuole dove non gli insegnano l'inglese, no? Quindi volevo chiedervi se li mandate a lezioni private, se li mandate, non so, a fare l'Erasmus, se invece li mandate, non so, a farsi le vacanze studio all'estero per alcuni mesi. Perché, in realtà al di fuori dell'UE, ma sempre in Europa, diciamo, ci sono paesi come la Bielorussia, la Russia, l'Ucraina, l'Albania, la Georgia, la Turchia, l'Azerbaigian, che stanno proprio messi peggio di noi. Però insomma, non è che ci abbiamo da brindare. Inoltre, quello che mi ha stupito è che il Portogallo, wow, super performance, sono molto molto bravi. Penso che abbiano delle facilità per la pronuncia. Inoltre ci sono anche delle differenze, diciamo, all'interno della nostra nazione, con l'Emilia Romagna che si piazza al primo posto, seguito dal Friuli, dalla Lombardia, poi c'è Toscana, Liguria, Marche, Aosta e Piemonte, perché cioè, non riesco a capire perché li hanno messi assieme, comunque vabbè. Veneto, Lazio, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Campania e all'ultimo posto qui c'è la Sicilia. Quindi si passa da un punteggio di 57 fino a un punteggio di 51 per la Sicilia. Comunque, sto guardando qui. Nonostante tutto, è stato riconosciuto il fatto che l'Emilia Romagna abbia, diciamo, il miglior ranking, però hanno anche detto che loro hanno l'università, diciamo, storica di Bologna per la quale siamo conosciuti un po' in tutto il mondo. Una cosa però
Mi lascia un po' così. Comunque, al primo posto in Europa troviamo l'immancabile Olanda, seguita da Svezia, Norvegia, Danimarca. Poi vabbè, ci sarebbe Singapore, vabbè. South Africa, che però insomma parlano inglese penso come seconda lingua o prima lingua, Finlandia, Austria, Lussemburgo, Germania, Polonia, Portogallo, Belgio, Croazia. Queste sono proprio very high. Invece soltanto alto, Ungheria, Romania, Serbia, Kenya, Svizzera, Filippine, la Lituania, la Grecia, la Repubblica Ceca, Bulgaria, Slovacchia, Malesia, Argentina, wow, gli argentini ci battono, Etiopia e Nigeria. Che dire, sono abbastanza traumatizzata, pensavo un po' meglio, perché avevano detto no, le giovani generazioni sanno meglio le cose, invece no, e invece no, è una cosa incredibile. Invece no, mi stavo sbagliando. Ci picchia, ci picchia. Però, non c'è qualcuno che così si mette una mano sul cuore e dice no, dobbiamo migliorare questa cazzo di situazione? Io me lo chiedo. E siccome sono all'estero, vi faccio questa domanda. Se qualcuno mi dà un link da leggere, lo leggo molto volentieri e poi lo commenterò. Perché devo dire la mia opinione su tutto, perché non sto mai star zitta. È inutile che si cerchi di manipolarmi, io non sto mai zitta. Però insomma, questo era un tema abbastanza innocente, del tipo io chiedo a voi, non c'è un ministro dell'istruzione, io non mi ricordo più niente di politica, leggo pochissimo sull'Italia, faccio male, lo so, ma non ho tanto tempo. Comunque, se mi passate un link lo leggo molto volentieri e poi magari ne faccio un riassunto per chi non l'abbia mai letto. Non c'è qualcuno che si mette la mano sul cuore e dice qui dobbiamo fare qualcosa, queste persone che non sanno l'inglese, che ci facciamo una serie di sonore figure di merda. Inoltre, cioè, voglio dire, la maggior parte dei nostri ragazzi vuole andare all'estero, no? E come va all'estero se non sa le lingue? Cioè, la domanda è questa, no? Appena diplomati tutti vogliono andare via, o appena laureati tutti vogliono andare via perché in Italia non c'è lavoro. Sì, ma poi come comunichi se non con la lingua? Quindi, cioè, io immagino che dopo l'università la gente si iscriva a tutti i corsi di inglese possibile, tutti i corsi di tedesco possibile, perché poi si vanno all'estero. Niente, io volevo chiedervi, volevo veramente chiedervi se si fa veramente così, se potete dire sì, hai ragione. Ho già sentito da alcuni che si fa così, però magari altri hanno altre soluzioni. Oppure come sono le soluzioni alternative, insomma. Comunque sia, un po' in inglese dovremmo saperlo almeno, perché cioè, ci sono i turisti, almeno giusto per riuscire a così ad aiutarli se hanno dei problemi. Mi sembra giusto un po' di inglese saperlo. E comunque sia, io vi invito, vi prego, di iscrivermi al mio canale. Se volete cliccate la campanellina, ma non è necessario perché magari ci sono dei video che veramente non vi interessano. Se potete di mettermi un like se vi è piaciuto, o un dislike se non vi è piaciuto questo video. Se trovate delle tematiche interessanti che pensate, Alessandra ne può parlare, ne può dire quello che ne pensa, scrivetemi. Io sono aperta a sentire discorsi sulla Germania, discorsi sugli scandali di Biella perché la odio, sugli scandali della Chiesa perché uguale come sopra, la odio. Cioè, nel senso, un attimo, la odio. Non pensiate che quando io dica l'odio è questo sentimento forte, rancoroso. È un po' di fastidio, ecco, mi dà fastidio, dovrei dire, scusate, mi dà fastidio. Se trovate degli argomenti su argomenti che trovate ingiusti e che volete una persona che abbia un po' di seguito, io non ne ho tantissimo, ma qualcuno mi ascolta, niente, scrivetemi tranquillamente. Ultima cosa, se volete farmi
farvi un'intervista con me, scrivetemi tranquillamente qua sotto e poi al limite ci sentiamo in forma privata sulla mia mail. Io cerco di rispondere a tutti, anche se con ritardo, perché sono sempre un po' incasinata. Un bacione a tutti. Statemi bene e comprate il mio libro che si chiama Scale Cristallo, che trovate su Amazon. Ciao ciao!